Abbiamo parlato del giorbitraggio e del giorbitraggio fiscale. In questo video invece parleremo del giorbitraggio inverso. Abbiamo visto che il giorbitraggio fondamentalmente consiste nella pratica seguente. Guadagno il reddito in un paese ricco e lo spendo in un paese povero. Il giorbitraggio inverso invece è un po' più complicato, perché si basa sul principio di trend following, cioè di seguire il trend. In pratica, noi sappiamo che tutti i paesi più poveri sono impegnati nel catch up, cioè nel raggiungimento di un'economia matura, cioè stanno cercando di raggiungere la stessa condizione in cui si trovano le economie mature, tra cui l'Italia. E quindi crescono a un ritmo molto, molto veloce. Per esempio, la Polonia cresce del 3,9% quest'anno, l'Ungheria cresce del 5%, la Romania del 3%, l'Italia dello 0%, la Francia, se non sbaglio, dello 0,9%. Insomma, poi ovviamente ci sono i paesi più efficienti e quelli meno. Ma una cosa è certa, le economie mature crescono molto più lentamente o addirittura sono stagnanti. I paesi che stanno effettuando il catch up, che non è una salsa, ma è semplicemente il salto della rana, cioè il raggiungimento dell'economia matura, crescono molto più velocemente. Ora, quando tu hai un'azienda in un'economia che cresce molto rapidamente, sai cosa succede? Che l'economia tutta che cresce spinge con sé, porta con sé tutte le aziende, che crescono tutte al 4%. Mentre invece, se tu hai un'azienda in Italia, l'Italia non cresce. E se vuoi far crescere la tua azienda, devi metterci completamente solamente le tue risorse, le tue intelligenze, le tue energie. Ora, se tu sei uno bravo, ce la fai a far crescere l'impresa in Italia. Se non hai tutte queste abilità, rischi di fallire. Se però sei uno bravo e vai in un paese che cresce del 5%, anziché far crescere l'azienda del 5%, la fai crescere del 10%. Ok? Quindi anche se sei bravo, ti conviene andare in un paese che sta crescendo. Quindi quello che devi fare, se vuoi applicare il giorbitraggio inverso, che noi stiamo facendo applicare a molti dei nostri clienti e che applichiamo noi stessi, quello che devi fare è andare in un paese che sta effettuando il catch up, cioè il raggiungimento verso l'economia matura, che sta crescendo molto rapidamente, e investire lì. In questo modo cominci a trarre il tuo reddito da un paese che oggi, che so, ha un reddito pro capite di 20.000 euro all'anno, in Italia è 31.000, ma che sai che tra 10-20 anni raggiungerà l'Italia e addirittura potrebbe superarla. Vedremo poi di cosa sto parlando. Però prima di passare a quello, finiamo il concetto. Quindi quello che poi andresti a fare nel giorbitraggio inverso concretamente è quello di impiegare le tue risorse in input che richiedono meno risorse. Cioè, se tu compri un appartamento, uno stabile in Romania, lo paghi meno che in Italia, quindi impieghi meno risorse per acquistare un immobile, quindi dove puoi fare un ristorante, per esempio, impieghi meno risorse per gli input e nell'arco di 10-20 anni ottieni output n volte superiori, in base poi al tasso di crescita della Romania, eccetera. Per cui paghi di meno per mettere in piedi, diciamo, il ristorante, oppure uno studio di architettura, uno studio di design, quello che vuoi, e poi nell'arco di 10-20 anni ti ritrovi un investimento n volte superiore, a seconda poi dello sviluppo che ha avuto quel paese, degli indicatori macroeconomici di quel paese. Ok, prima obiezione. Vabbè, ma io faccio tutta questa fatica e poi il paese fa il catch up e raggiunge l'Italia. Quindi ho fatto tutto questo casino semplicemente per pagare meno l'immobile, però devo andarmene in Romania, mi devo imparare il romeno, oppure devo assumere un romeno, insomma è uno sbattimento incredibile di cose. Attenzione, attenzione, non dimenticarti che tu stai applicando anche il giorbitraggio fiscale, quindi te ne andresti in un paese che fiscalmente è più vantaggioso, quindi non ti dimenticare questo concetto. Però non è solo a questo punto che devi limitarti. Infatti, molti paesi che stanno effettuando il catch up in prospettiva cresceranno più dell'Italia. La Repubblica Ceca ha un reddito pro capite di 37.000 dollari, l'Italia di 39.000. Ora, la Repubblica Ceca, che quindi sono solamente 2 dollari
$2.000 in meno dell'Italia all'anno, cresce dell'1,70%, cioè diciamo del 2%, ok? L'Italia è stagnante allo 0%. Per cui nell'arco di 10 anni la Repubblica Ceca avrà raggiunto e superato il reddito pro capite italiano. Questo che cosa significa? Cioè tu in questo momento vai in un paese che è ancora di poco più povero dell'Italia, e nell'arco di 10 anni ti ritrovi un paese che è più ricco dell'Italia. Per cui tu andresti a trarre il tuo reddito da un paese oggi più povero, domani più ricco dell'Italia. L'Estonia ha un reddito pro capite di $34.000, l'Italia sempre di 39.000. Però l'Estonia cresce del 4%, del 4,20% a seconda dell'anno. Che cosa significa? Significa che mancano poche migliaia di dollari per raggiungere l'Italia, e se l'Estonia, come sembra essere, sarà uno dei grandi vincitori della globalizzazione, probabilmente raggiungerà il reddito pro capite dell'Irlanda. E ti ricordo che anche l'Irlanda partiva con un reddito pro capite più basso dell'Italia. Oggi l'Irlanda ha $77.000 di reddito pro capite. Cioè un irlandese, in teoria, guadagna $77.000 di reddito pro capite, un italiano 39.000. E gli irlandesi 20 anni fa partivano da un livello inferiore all'Italia. L'Estonia, con la sua economia di servizi, io sono molto critico dell'Estonia, però non posso mettere in dubbio che ha un'economia di servizi molto efficiente, ha delle scuole molto efficienti, insomma è un paese che si sta dando da fare. Non posso mettere in dubbio che l'Estonia supererà l'Italia e forse diventerà la nuova Irlanda, perché è una serie di indicatori che indicano questa cosa. Adesso in questo video non vi parlerò nello specifico degli indicatori che noi sfruttiamo per determinare se un paese supererà l'Italia e diventerà più ricco dell'Italia e di quanto lo diventerà. Lo farò in un altro video. In questo video quello che voglio fare è farti capire il concetto del georbitraggio inverso, cioè che alcuni paesi partono sotto l'Italia, raggiungeranno l'Italia e supereranno l'Italia. E queste cose già le sappiamo, perché le riforme strutturali che hanno fatto questi paesi, i vantaggi competitivi che hanno questi paesi, che sono già in piedi oggi, determineranno il successo di questi paesi. L'Italia purtroppo in questo nuovo sistema economico non vince. Vinceva negli anni 80, la sua economia, le sue risorse, il suo intero sistema economico funzionava. In questo sistema, lo stesso sistema economico non funziona. Se non si adegua, e sembra che non abbia alcuna intenzione di farlo, perde le chance di crescere. Non lo sta facendo. Per cui tu quello che devi fare è andare in un paese che è forte in questa nuova globalizzazione, in questo sistema economico è forte, sta vincendo e continuerà a vincere per i prossimi 20 anni. Questa cosa si può sapere, si possono vedere gli indicatori economici. Se un paese come l'Estonia cresce del 4,20% perché ha un tipo di economia che ha messo in piedi, continuerà a farlo per almeno i prossimi 20 anni. Chi oggi investe in Estonia, ma anche in Romania, perché ti ricordo che la Romania ha la produttività più elevata di tutta Europa. La produttività del lavoro è uno degli indicatori chiave per determinare quanto un paese è efficiente, quanto lo sarà in futuro. La Romania è il paese con la più alta produttività, che non vuol dire che la gente lavora di più, vuol dire che sono organizzati meglio, ok? Poi in un altro video ti spiego meglio qual è il concetto di produttività del lavoro. Però questo è il concetto. Andare in un paese oggi più povero dell'Italia, creare un'impresa, un'attività, generare reddito da questo paese, e nell'arco di 20 anni questo paese sarà più ricco dell'Italia. Quindi fare un investimento che oggi ti costa relativamente poco, perché in questo momento questo paese ha un reddito ancora più basso dell'Italia, e ritrovarti tra 10-20 anni con un output, cioè con un reddito superiore ad un ipotetico investimento che avresti fatto in Italia. Questo è il georbitraggio inverso. Ovviamente questo poi c'è anche il vantaggio del georbitraggio fiscale, e c'è ovviamente devi anche associarlo ad una volontà di andare a vivere in un altro paese, perché se poi ovviamente andare a vivere all'estero ti comporta solo insomma non ti piace, è inutile farlo. Noi lo consigliamo a coloro che già hanno deciso di andarsene, che vogliono investire sulla propria azienda, che magari portano quell'azienda all'estero e vogliono fare un investimento integrativo.
quindi magari investo in un, che so, in un ristorante o in un'altra cosa. Quindi questo è il concetto. Il giorbitraggio inverso ti permette di investire in un paese più povero che nell'arco di 20 anni, con una serie di indicatori che vedremo in un altro video, permetteranno a quel paese di generarti un reddito superiore a quello dell'Italia.